Ciao a tutti! Oggi riparerò questa macchina del pane della Kenwood che non so cos'ha. Adesso lo scopriamo insieme. Tolgo i gufetti, collego, accendo. È accesa, inserisco il cestello, chiudo il coperchio e faccio partire. Il motore gira. La resistenza sta scaldando. Particolare sulla resistenza, che è bella calda. Per ora l'unico problema che gli ho riscontrato è che gli è stato tagliato il cavo e io ci ho messo questo. Però non sembra un problema. Ha concluso perfettamente il ciclo, lampeggiava il LED del programma, non l'ho filmato. Adesso vado a sostituirgli il cavo, che è l'unico problema che ho riscontrato. Rimosso le viti sulla parte sopra, questo è incastro. Poi ci sono le quattro viti, queste qua, si sfila questo, anche se dovete cambiare magari la resistenza o qualcos'altro. Adesso vado a svitare il resto in modo che riesco a collegarlo da qua. Ho legato i cavi e rimosso il motore in modo tale che posso svitare il fermacavo. Tiro il cavo vecchio. Come cavo nuovo utilizzo uno di quelli da computer. Qua ho tolto lo spinotto. Qua potrei mettergli anche un po' di guaina, ma non so dove ce l'ho. Lo tengo basso, così non va a contatto con il calore. Il pane è caduto, quello per mescolare, ma questo qua secondo me è un problema molto ricorrente. Comunque vedo se riesco a sistemare anche questo. Ecco, per sistemare il problema del perno che cadeva è bastato sistemare un po' la gommetta. Infatti adesso sta attaccato. Perfetto. Ok, riassemblata tutta, vado a provarla. Finito il programma. Là c'è un po' di farina, ma sembra venuto bene. Bene, il pane è riuscito, quindi direi che la riparazione è riuscita, se così si può chiamare. La lievitazione è stata un po' scarsa, ma probabilmente ho sbagliato qualcosa nella ricetta, perché la procedura l'ha fatta tutta giusta. Se il video vi è piaciuto, commentate con quel gufo. Ciao!